Valli, invece, gli altri ragazzi, quella questione delle targhe prove, è vero che gli operatori del settore non possono più usarla? È stato registrato e divulgato un fatto che ha chiaramente sfregiato un'altra volta gli operatori a contatto con le automobili, in quanto un documento sparpagliato dalla Confarca, che è la Confederazione delle Autoscuole, è legato a tutte queste informazioni e leggi, amministrazioni varie che amministrano in questo caso la targa prova, ha rilasciato un estratto che non è nient'altro che un'interpretazione restrittiva, quindi non stiamo parlando di una legge. L'avvocato mi confermerà che non è stata modificata, quindi finché non c'è una modifica della legge, queste circolari, questi pareri devono essere presi con le dovute precauzioni dagli operatori. Leggono, aspetta Mauro, così facciamo chiarezza a chi non fosse al corrente. In data 30 marzo 2018 il Ministero dell'Interno ha rilasciato il parere numero 300A 2699, eccetera eccetera, col quale chiarisce che la circolazione di veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa RCA obbligatoria risulti vietata anche qualora su di questi venga esposta targa di prova con regolare documentazione. Alcuni comuni, vedi Genova, Corpo di Polizia, eccetera eccetera, hanno stabilito che non è più possibile l'utilizzo della targa prova su un veicolo già immatricolato privo di copertura RCA obbligatoria e o non sottoposto alla prescritta visita di revisione periodica. Cosa vuol dire? Che non potete più utilizzare la targa prova? No, non calcare questo, altrimenti passa un messaggio sbagliato. Intanto l'oggetto del documento si chiama interpretazione restrittiva in materia di targa prova, non stiamo parlando di una legge. Okay. Il legislatore non è intervenuto. Okay. Secondo, il regolamento che riguarda l'utilizzo della targa prova, per come lo conosciamo, è rimasto invariato da tempo immemore, per cui nulla è cambiato. Ora stanno cavalcando questo documento, abbiamo già le forze dell'ordine sulla strada che chiaramente su una roba così intervengono e hanno già punito con dei verbali, insomma non si contano già dopo pochi giorni i sequestri della targa prova della macchina. Io sono riuscito a raggiungere una sentenza dalla quale sembra che sia nato tutto questo problema, che parla di un caso ad Arezzo relativo a una vettura che era parcheggiata sul suolo pubblico senza assicurazione perché era in vendita e senza revisione. In quel caso la targa prova non copre. È risaputo che se la vettura non è revisionata, la revisione biennale che tutti conosciamo, la targa prova non interviene. Una cosa velocissima, ma la revisione ministeriale in caso di veicolo in sosta sul suolo pubblico è comunque obbligatoria? Sì, certo. È obbligatoria. Anche se in sosta? È obbligatoria. Quello che regola questa disciplina della targa prova è un decreto del Presidente della Repubblica, quindi una legge del 2001, la numero 474, cioè loro sono partiti evidentemente in modo del tutto illegittimo a mio parere e quindi sono tutti i sequestri, tutti i verbali che possono essere impugnati chiaramente con delle motivazioni. Nella fattispecie io di macchine nuove ne vendo pochissime, io muovo 98 macchine su 100 usate e targate. Ti leggo un titolo, dopo lascio la parola a Franco, perché sono un po' troppo invadente. Le quattro ruote, ok? Secondo me hanno dei loro membri alla Camera perché supportano tutte ste cattiverie contro gli automobilisti e contro gli operatori di settore. Questo è il titolo che passa quando uno compra quattro ruote. Targa prova, si può usare solo sulle auto nuove da immatricolare. L'autoriparatore non vende automobili. Quando voglio venire a Bob Gear mi devi coprire con la targa prova, altrimenti perché si chiama così? Hanno fatto un articolo basandosi soltanto su quello che è questo parere. Per vendere il giornale, perché i loro interventi sono sempre drastici, d'effetto, probabilmente una strategia di vendita, ma questo danneggia operatori, automobilisti. Qui passano delle informazioni completamente sbagliate. Ciò che avete letto non è una legge. Mi diceva Tony Fassina prima di cominciare la trasmissione che solo sabato sono state sequestrate 10 targhe prove a Milano. Oggi mi diceva Gabriele Sirtori, multa a un operatore importante. 730 euro di multa, sequestro anche della macchina. Devono rivolgersi a un legale e fare ricorso chiedendo il dissequestro. Il problema dell'Italia, cioè sono tanti problemi, comunque di questo, è l'interpretazione delle cose. Intanto il vigile o chi per esso ti fa questo, che poi io tramite i ricorsi e quant'altro ne vengo fuori, però nel frattempo non i danni, poi se uno vuole togliersi la soddisfazione potrebbe poi chiedere i danni all'operatore. Ma c'è una commissione europea a cui denunciare questo fatto? Fermano domani, mi portano via la macchina. Io da chi mi difendo? Sì, dal giudice di pace. Ok, certo. Per quanto riguarda l'evento. Una volta ottenute le sentenze e poi anche di divulgarla e chiedere, non esiste un organo che tutela, diciamo, questo tipo di cose se non la giurisdizione ordinaria, però
sicuramente puoi almeno fare della pubblicità. Tra l'altro il 474, cioè questo DPR, prevede che tutti gli operatori, sia i concessionari sia i commercianti di auto, possano usare la targa prova sempre che la macchina sia revisionata. Questa era la vecchia, la normativa, che è ancora quella. Io perché vivo con la targa prova nello zaino? Perché se faccio un incidente con la tua macchina quando te la sposto, non tiro fuori la tua polizza ma la mia, perché io sono un operatore di settore. Mi sta bene che tu mi dici che io non posso prestare la macchina al cliente con la delega, che io non la possa utilizzare. È la tutela del cliente finale. E poi nel momento in cui divulghi una schifezza del genere, che non corrisponde a legge ma è solamente qualche cosa di, è intossicante, punto, dammi qualche cosa di alternativo. Se mi togli la targa prova mi dai uno strumento per lavorare, io domani come faccio a lavorare? Io e tutti i miei colleghi operatori, perché oggi ci siamo chiamati e ci siamo chiesti tu come fai. La soluzione è: me la tengo in macchina, perlomeno non la vedono per la mancata esposizione, ma se ti fermano cosa succede? Sì. Quindi ci costringono da un giorno con l'altro ad essere dei fuorilegge o a non lavorare. Perché non conoscono evidentemente il rapporto che c'è tra una legge e questo parere. Il rischio c'è, è certo, quando ti fermano puoi solo subire per poi difenderti. Vorrei lanciare un appello, perché ci sono tanti e tanti collezionisti d'auto d'epoca, non solo concessionari o motoriparatori o autoriparatori, che hanno targhe in prova. Ed è un problema comune del motorismo storico italiano, quindi vorrei fare un appello a chi dovrebbe tutelare gli interessi. Io sono socio ACI da decenni, all'Automobile Club Italia, che difende gli interessi del motorismo storico, affinché si arrivi a una chiarezza nell'uso della targa in prova, in modo tale che ci sia un decalogo sulla quale si possa poi andare a binario sull'uso o meno della targa, che prenda a cuore questa situazione, perché l'automobile d'epoca purtroppo non è come un'auto nuova. L'auto d'epoca deve essere provata, deve essere tarata, quindi ancor più di un'auto nuova. Allora, all'inizio della puntata ho passato alla regia le uniche quattro cose che non si possono fare con la targa prova. Queste sono le quattro cose che non si possono fare, che adducono all'utilizzo della targa prova con profitto. Vedi, cose in conto terzi, cose in conto proprio, noleggio, conducente e servizio pubblico. Questo è un argomento fiscale e sono le uniche quattro attività che non puoi svolgere. Dov'è la quinta? Dov'è che c'è scritto che non posso usarla con la targa? È una legge che la regola, è una legge che è tuttora legge in vigore. Il problema è che domani mattina ti ferma la pattuglia e probabilmente ti sequestrano, come si diceva, targa, macchina e tutto. E questo è il problema vero che avete, no? Mi è sembra un problema concreto finché non si rendono conto che stanno sbagliando. Quindi l'appello che ha fatto sicuramente Franco è da fare domani mattina, cioè devono muoversi queste associazioni di categoria per rivolgere al Ministero dei Trasporti e alla Polizia Stradale, soprattutto alla polizia, anche al ministero, un appello per cui segnalare questo grave errore di applicazione di un qualcosa che non è corretto. Soluzione, dicono: ma sì ragazzi, usate tutti le targhe rumene, vedrete che non vi tocca assolutamente nessuno. Potrebbe essere una soluzione, ahimè ne parleremo ancora, perché secondo me questo è un tema che scalderà gli animi nei prossimi giorni.